Allora, vi stavo facendo vedere questi orecchini che sono orecchini che trovo molto giovanili, sono anni 60 in plexiglass e li potete utilizzare anche ovviamente con i vestiti di oggi perché sono fatti appositamente da imitare gli anni 60, ma vedete hanno questa, questi sono anche bicolore, un po' più chiaro, un po' più scuro, per cui girando fanno un po' l'effetto. Ora vedete, stanno bene col mio vestito perché chiaramente questo ha mille colori, quindi qualsiasi cosa ci metta ci sta. Però io ve li consiglio molto, guardate il biondo come sta bene col rosa. Per un abito o lo potete cercare rosa uguale o lo potete cercare bianco o nero. Cioè sono orecchini che vanno molto bene con le tinte unite. Non vi consiglio il colorato perché se non trovate i colori abbinabili, poi gli orecchini devono risaltare gli orecchini. E un po' meno l'abito, quindi in questo caso questo già è troppo vistoso. Ci vuole un bell'abito tinta unita, ok? Però sono bellissime anche per le più giovani. Poi vi faccio vedere gli orecchini stile Dior. Questi sono orecchini rosa e li trovo molto carini quando uno non sa proprio che cosa infilarsi e non vuole essere eccessivamente vistosa. L'ho infilata al contrario, scusate. Perché la parte più piccola va davanti e la parte più grossa va dietro. Ecco, questi chiaramente anche a me stanno bene perché sono bionda e li trovo orecchini piacevolissimi, anche se non sono firmati Chanel, di queste imitazioni, chiamiamole così, riproduzioni, ce n'è piena la terra e sono un paio di orecchini da tenere in riserva, di riserva, quando uno proprio dice, ma cosa mi mettono? Infila questi orecchini ed è a posto. Poi vi faccio vedere invece una collana. Questa non sta bene con gli orecchini, quindi togliamo gli orecchini, vediamo quanto tempo mi resta perché qua se no mi tagliano. Questa invece è una collana che ha doppia funzione. Allora si può portare così. Questa è nata così, non l'ho fatta io così, no? Si può portare così e diventa una collana lunga. E questa, aspetta, diamo i fili. E questa, vabbè, qui sopra non sta bene, ci vuole un colore adatto. Quindi col verde potete mettere vediamo un po' la tabella. Col verde ci può stare bene un violetto, no? Un prugna. Ma questa collana ha questa particolarità che se io la chiudo,